Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come prima cosa subito un bel like per rallegrarmi questa giornata, che oggi mi sono svegliato sia con mal di testa, qui a Reggio Calabria non c'è il sole oggi, quindi una giornata che non comincia nel migliore dei modi, almeno voi aiutatemi e sostenetemi con i like, che portano bene anche al fantacalcio, ricordiamolo. Seconda cosa ragazzi, per chi commenta, se volete una risposta dovete mettere questa parola chiave. O Fantacalcio per farmi capire che vi piace questa schermata di fantacalcio.it, oppure no Fantacalcio se non vi piace questa modalità e magari vi piace quella che utilizzavo prima in cui ritagliavo le probabili formazioni della giornata e li mettevo qui. A me piace più questa, forse perché sono sempre aggiornate di giornata in giornata, e quindi diciamo ritroviamo tutte le ultime news. Altra cosa, ragazzi, in descrizione troverete tutti i link dei video usciti, quindi i 5 centrocampisti schierati solamente al Fantacalcio che è uscito ieri, 3 portieri e 5 difensori, il video della Jaguar, il video di DAZN, il video sui 9 nomi che potrebbero fare bene dalla trentesima in poi, quindi andate a rivederveli se già non l'avete fatto, e anche lì lasciate sempre un grandissimo like. Ultima cosa, iscrivetevi al canale perché stiamo quasi per arrivare a 3.000 iscritti, ne mancano poco più di un centinaio, quindi fatemi un po' di pubblicità anche con gli amici, con conoscenti, quindi aiutatemi per crescere sempre di più. Ieri ho fatto una live molto bella sul canale del grande Carmi Special, anche quella, se volete andare a vedervi qualche pezzettino, andate sul canale del grande Carmi e potete rivederla. Andiamo ora a mi sembra di aver detto praticamente tutto. Sotto questo video commentate solamente con il dubbio degli attaccanti. E vi ricordo la parola chiave, mettetela perché altrimenti non troverete risposta. Andiamo ora a vedere subito i 5 nomi, i 5 nomi di oggi, non perdiamo tanto tempo. Allora, il primo nome è subito qui, è quello di Duvan Zapata. C'è Atalanta-Juventus, sicuramente una partita dura, però Duvan Zapata alla Juve fa sempre male. Ricordo una bella doppietta e comunque sempre ottime prestazioni. Viene da un'altra bella doppietta e infatti l'avevamo beccato in top 11 questa settimana. Quindi lo ripropongo come consigliato perché, anche se è un nome che di solito si mette, però questa settimana, essendo con la Juve, magari in tanti potrebbero pensare anche di bancarlo. Io vi consiglio di metterlo perché, oltre ad averlo visto bene. Ad aver visto bene Duvan Zapata con la doppietta con la Fiorentina, ha avuto anche almeno altre 2-3 palle gol in cui diciamo Drongoski si è superato e quindi non è riuscito a fare più di una doppietta. Però se hai così tante palle gol vuol dire che anche l'Atalanta è in salute. Infatti viene da una serie molto lunga di vittorie. Altra cosa, la Juve dietro un gol lo prende ogni santa giornata, e quindi magari se segna Atalanta il più facile è Duvan Zapata, anche perché Muriel nell'ultima ha giocato praticamente anche, diciamo, come vedete qui in grafica, molto esterno, quindi sicuramente questo agevola Duvan Zapata perché è solo lì davanti, e quindi tutti i palloni, i migliori palloni capitano proprio sui suoi piedi. Quindi metterei proprio Duvan Zapata come primo consigliato di questa giornata. Il secondo nome che ho voluto mettere, uno che al contrario di Zapata non sta facendo assolutamente bene in questa giornata, è quello di Joao Pedro. Come vedete, lo danno al 90%, quindi sicuramente titolare. Cagliari Parma, una partita, come vi ho detto già negli altri video, sarà veramente una battaglia. Però un Joao Pedro io me lo rischierei perché è vero che non sta facendo bene, però il Cagliari, se vuole avere qualche possibilità di salvarsi, così come il Parma d'altronde, deve provare a vincere questa partita. Giocano in casa, anche se ormai il fattore casa non è importante perché alla fine non c'è il pubblico, però mi rischio Joao Pedro. Alla fine è un buon rigorista, di testa è bravo, quindi
Provo lui. Secondo me potrebbe essere una bella carta da giocare in questa giornata. Quindi sicuramente può essere un nome spendibile questa giornata. L'ho messo perché sicuramente non è scontato che voi lo schieriate, in quanto non ha un trend positivo. Il Parma è un'altra squadra che subisce tantissimi gol. Questo è un altro motivo, per il quale schiero come secondo nome, Joao Pedro. Quindi, secondo nome mi gioco proprio questa carta, quindi Joao Pedro. Il terzo nome che ho voluto mettere è uno che ho consigliato a tutti settimana scorsa in live. E poi, infatti, il lunedì mi avete ringraziato tantissimo, mi sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi. È quello di Dusan Vlahovic, perché tanti in Fiorentina Atalanta lo volevate pancare e ho consigliato a tutti di metterlo. Io lo metterei anche questa giornata perché è un attaccante che a me piace tantissimo. Mi piace tanto perché prima di tutto è uno che anche quando non segna dà tutto per la maglia, non si risparmia mai e fa bene perché ha voglia di migliorarsi, ha voglia di segnare. È il rigorista della Fiorentina, è uno che non viene mai sostituito in quanto alla fine nella viola non c'è un attaccante che possa prendere il suo posto. Forse poteva essere Kokorin che poteva togliergli qualche minuto, ma è sempre infortunato. Rientra Ribéry, quindi ha un buon anche compagno di reparto che potrebbe fornire qualche assist. Il Sassuolo dietro ultimamente non sta facendo male, però diciamo in questa giornata in cui ci sono Atalanta-Juventus che è una partita molto complicata, c'è Napoli-Inter che è una partita molto complicata, sicuramente mi rischio lui come terzo nome. Secondo me, nelle ultime dichiarazioni che ha fatto c'è un po' di spregiudicatezza. Quando dice che lui può arrivare a livelli di Haaland, però diciamo è giusto avere quella mentalità, cioè quella voglia di migliorarsi, quella voglia di arrivare, quella voglia di diventare il più forte. Ovviamente poi alle parole devono seguire i fatti. Diciamo quest'anno i fatti li sta facendo e ha una classifica già capocannonieri importante per un giocatore che non era neanche sicuro di giocare titolare quest'anno perché diciamo doveva guadagnarsi il posto. Come quarto nome, ragazzi, mi sono voluto rischiare un altro giocatore che non sta facendo benissimo al pari di Joao Pedro, che è Musa Barrow. Metto lui in Bologna Spezia. Punto primo perché secondo me sta facendo veramente pochissimo rispetto alle sue potenzialità. Questo è un giocatore come vi avevo già detto anche a gennaio che a me piace tanto. Purtroppo quest'anno non riesce a buttarla dentro con continuità, anzi è proprio discontinuo a livelli assurdi. Magari fa una prestazione ottima e quella dopo magari prende 5. Però questa giornata lo voglio mettere. Lo Spezia dietro i gol li prende. Anche col Crotone ne ha presi due, ma per 60 minuti è stato solo il Crotone in campo. Lo Spezia praticamente quasi inesistente. Quindi mi gioco la carta Barro. All'andata luci e ombre in Spezia a Bologna, in quanto aveva fatto un gol stratosferico con Provedel che era fuori da pali e poi ha sbagliato il rigore che era decisivo. Quindi mi gioco Barro. Sono molto convinto questa settimana che possa fare bene. Quindi non ho dubbi sul volerlo mettere per questa settimana. Ero indeciso nel Bologna tra lui e Orsolini. Alla fine ho scelto Barro perché veramente ci credo che ha delle potenzialità veramente importanti. Il quinto e ultimo nome di questa settimana l'ho pescato in Lazio Benevento. Torno qui così mi vedete. Allora, metto Correa che a me è un giocatore che piace e che penso che debba migliorare sul fatto dei gol.
perché è un giocatore che mi piace tantissimo su come punta l'uomo, come salta l'uomo, la tecnica, la sua tecnica è veramente importante, ha un bel allungo, l'unico difetto è che non è concreto sotto porta, questo per un attaccante, anche se una seconda punta è un difetto non da poco, quindi se riesce a migliorare, a fare questo ulteriore step, questo può diventare un giocatore veramente, veramente forte. Diciamo che anche il suo tallone d'Achille sono gli infortuni, perché si infortuna spesso. Però come giocatore non si discute. Vi ripeto, i difetti sono quelli. Poca concretezza e infortuni. Però in Lazio-Benevento può fare bene, perché il Benevento dietro concede sempre. Col Sassuolo sì, è vero, ha preso solo un gol, però se ne sono mangiati diversi. E poi al Sassuolo mancavano Domenico Berardi, De Frel, Caputo, quindi mancavano giocatori importanti che se fossero stati al posto dei giocatori che si sono mangiati i gol, probabilmente anche in questa giornata il Benevento avrebbe subito almeno 2-3 gol. La Lazio deve vincere, la Lazio deve vincere perché vincendo il Lazio-Benevento e poi magari vincendo anche il recupero Lazio-Torino potrebbe rilanciarsi per gli ultimi quattro posti per la Champions League, anzi direi per gli ultimi tre, visto che l'Inter, voglio dire, ormai è andata. Quindi per gli ultimi tre posti sicuramente la Lazio è una seria candidata, perché con quei 3 punti del recupero sale a quota 58 e se la gioca alla grande, anche perché questa settimana ci saranno Atalanta-Juventus, è una delle due, i punti deve perdere per forza. Napoli-Inter, in cui il Napoli rischia tantissimo, visto che gioca con la capolista. Il Milan col Genoa è favorito, però senza Zlatan Ibrahimovic non è mai facile. Quindi questa è una partita che la Lazio non può e non deve sbagliare. E quindi Correa super consigliato, anche perché potrebbe fare sia magari un assist per il grande assente di queste ultime 8-9 giornate in cui Ciro Immobile non sta timbrando, e comunque potrebbe anche timbrare lui. In una difesa come quella del Benevento, in cui non ci sono grossi velocisti, perché voglio dire, un Glick la vedo dura che possa tenere in velocità un Tucu Correa. Mi voglio rischiare lui come quinto e ultimo nome. Con questo, ragazzi, è veramente tutto. Vi ricordo un grande like a questo video, perché i like portano bene e portano una vittoria al Fantacalcio. Iscrivetevi al canale se già non lo avete fatto. Commentate qui sotto se avete dubbi in attacco, mettendo la parola chiave Fantacalcio o no Fantacalcio. Quindi, se vi piace questa modalità, come ho fatto oggi, quindi con il cattura finestra che vedete le formazioni in temporale di fantacalcio.it, scrivete solo fantacalcio. Se invece non vi piace, scrivete no fantacalcio. Con questo, ragazzi, è veramente tutto. Ciao ragazzi!